Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. In apertura alla crisi Bosch Bari, è partito questa mattina lo sciopero dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento barese, mentre si aspettano risposte dall'incontro sul tema, convocato oggi al Mise. Vediamo. C'è aria di tensione nello stabilimento barese della Bosch. Dall'azienda non arrivano buone notizie. Entro il 2022 da 1.900 lavoratori si passerà a 1.200. Il taglio al personale previsto è di 620 unità, ma i lavoratori non ci stanno e da questa mattina hanno incrociato le braccia davanti ai cancelli della Bosch, tenendo così un presidio che durerà tutta la giornata. Noi rimarremo fino a notte inoltrata perché dobbiamo fare picchettaggio davanti ai cancelli su tutti e tre i turni. L'adesione sul primo turno e sul turno centrale è del 100% ed è una grossissima risposta da parte dei lavoratori nei confronti rispetto a come si sta muovendo l'azienda sul piano industriale. Da anni si parlava di una crisi strutturale del gruppo e da tempo per i dipendenti erano stati attivati gli ammortizzatori sociali, ma la Bosch fiora l'occhiello dell'industria barese e non solo. Non aveva mai annunciato un taglio del personale così ampio e adesso lavoratori e sindacati aspettano risposte chiare e concrete non solo dall'incontro convocato oggi al Mise, ma soprattutto dalla stessa azienda. Cosa vi aspettate dall'incontro di oggi a Roma? L'incontro di oggi ci aspettiamo poco, anche perché abbiamo il fondato sospetto che l'incontro di oggi è stato fatto unicamente per tentare di non far fare questa manifestazione. Normalmente in presenza di manifestazione il Ministero non convoca. C'è stato l'intervento di qualche politico che ha scelto la giornata sbagliata. Abbiamo dimostrato anche a questi sabotatori che si può fare una cosa e l'altra. Deve esserci una risposta chiara da parte dell'azienda, soprattutto in un impegno serio verso l'investimento, accompagnato da una politica di investimenti sulla formazione da parte della Regione Puglia, ma una politica seria con politiche attive che dia la possibilità da qui al 2022 di saturare questo impianto che è un'eccellenza e che costituisce parte fondamentale del settore automotive. Un cittadino marocchino di 36 anni è morto ieri notte sulla statale 16 in direzione sud all'altezza dello svincolo per Torre a Mare Noi Cattaro. Secondo una prima ricostruzione, probabilmente l'uomo stava attraversando a piedi la carreggiata nel tentativo di raggiungere la vicina Torre a Mare, ma sarebbe stato investito da una Ford Focus che sopraggiungeva alle spalle. Il corpo della vittima nell'impatto pare sia stato sbalzato per alcune decine di metri. Sotto shock l'uomo, che sfortunatamente ha investito il 36enne. Sul posto sono intervenuti diverse pattuglie della polizia stradale che hanno bloccato il traffico sulla statale 16 deviandolo da Torre a Mare e un'ambulanza del 118. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. Uno stabile a San Pio di edilizia residenziale pubblica da ieri senza acqua. Il servizio. Io abito a San Pio, ex Hesitator. Sì. Ieri ci hanno chiuso l'acqua, l'acquedotto, quando noi siamo un condomino che abbiamo sempre pagato, e il problema è che il vecchio amministratore ha creato dei casini che non ha fatto dei pagamenti e ci troviamo noi senza acqua, ci hanno chiuso l'acqua. Il problema è che nello stabile abbiamo una disabile. Sì. È possibile che questi signori ci tolgono l'acqua quando noi l'abbiamo sempre pagato, documentato? Il comune non intende pagare quello che non ha pagato il condominio che avevamo prima. Un intero stabile in via della Gentilezza a San Pio da ieri senza acqua per via, ci spiegano, di alcune morosità. Ci risiamo, parliamo ancora una volta di case popolari, ma questa volta di un edificio di edilizia residenziale pubblica, quindi facente capo al comune di Bari. Una palazzina ancora una volta con persone particolarmente fragili al suo interno, come un portatore di handicap. Ma da Palazzo di Città, che da legge regionale dovrebbe provvedere alle anticipazioni delle morosità proprio per evitare questo genere di disagi, non ne sapevano nulla. Informeremo chiaramente tutta la struttura dell'emergenza abitativa affinché si vada a vedere il caso specifico e vedremo, in caso di ricorrenza dei presupposti, di provvedere con le anticipazioni che ci consente la legge regionale di effettuare sulle morosità delle utenze ricadenti in immobili ERP. E il problema non è isolato. Sono diversi infatti gli stabili che sia a Bari che in provincia, ma tutti riconducibili ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, stanno per avere lo stesso problema.
La Guardia di Finanza di Bari ha sequestrato una discarica abusiva di 1.400 metri quadrati scoperta ad Altamura. L'operazione è partita in via Gravina, dove i militari hanno intercettato un tir che, dopo alcune manovre sospette, si è fermato all'ingresso della sede di una SRL operante nel settore del recupero per il riciclaggio di rifiuti solidi e biomasse. Durante i controlli è emerso che il tir trasportava circa 8 tonnellate di materiale spugnoso proveniente da Acerra e destinato proprio alla società di Altamura. La pattuglia, una volta chiarito questo aspetto, ha esteso l'ispezione all'impresa, nel cui piazzale erano stoccati enormi quantitativi di rifiuti costituiti da materiale spugnoso misto a stracci, pellame, metallo, nonché legno, plastica e ferraglia. Le Fiamme Gialle, accertate le circostanze, hanno chiesto al titolare dell'impresa di mostrare loro i documenti del caso, una richiesta disattesa che ha portato al sequestro dell'intera area contenente oltre 1.000 tonnellate di rifiuti speciali e alla denuncia dell'uomo, che ora sarà tenuto anche ad effettuare le operazioni di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. I finanzieri inoltre hanno proceduto a constatare a carico del titolare della società ecotassa evasa e sanzioni amministrative dovute per un ammontare complessivo pari a 163.000 euro. 3 giorni di controlli, 110 kg di prodotti ittici sequestrati e sanzioni per 13.500 euro. Questo è il resoconto delle ispezioni effettuate dagli uomini della Guardia Costiera in alcuni locali di Monopoli e Alberobello. Lunedì a Monopoli sono stati sanzionati 3 ristoranti etnici, 1.000 euro di multa per il primo per aver utilizzato attrezzature frigorifere non autorizzate. È andata peggio al secondo, con una sanzione di ben 3.000 euro per la mancata indicazione al consumatore finale della presenza di coloranti. Per il terzo invece 1.500 euro di multa per il possesso di 17 kg di prodotti ittici congelati non tracciati. Martedì sera, poi sempre a Monopoli, sotto sequestro sono finiti 60 kg di pesce, 2 ristoranti multati e 3 le irregolarità riscontrate. Niente tracciabilità del prodotto, utilizzo senza autorizzazione di un locale attiguo, ristorante per deposito alimenti e presenza di pesce scaduto. Mercoledì, infine, in un ristorante orientale ad Alberobello sono stati rinvenuti e sequestrati circa 30 kg di prodotti ittici, privi di etichettatura e di documenti sulla tracciabilità. E si è tenuta questa mattina, nel 42esimo anniversario dell'omicidio di Benedetto Petrone, la cerimonia organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato 28 Novembre, il Coordinamento Provinciale Antifascista, l'ANPI e l'IPSAIC, per ricordare il giovane militante comunista ucciso da una squadraccia fascista in Piazza Libertà. La storia di Benny è la nostra storia, ha detto il sindaco Antonio De Caro. Sentiamo uno straccio dell'intervento di Porzia Petrone, sorella di Benedetto. Togli che mia madre e tutta la famiglia abbiamo sofferto su questo, togli l'uccisione di Benedetto, ma anche il dire della gente che ti colpiva di una cosa pazzesca. Ma loro non capivano che Benedetto voleva uscire da quel sistema che ci condannava una volta, specialmente i ragazzi di Barivecchia. Loro non capivano che Benedetto... di noi eravamo orgogliosi, perché a casa mia nessuno andava alle superiori, voi lo sapete bene. La gente ci ha agitato, ma non capiva Benedetto ciò che lui sognava. E io voglio che questi ragazzi qua non vanno di stasera dove ci troviamo in discoteca. Devono avere i sogni che avevano Franco, Nicola, tutti gli amici di Benedetto, che li conosco tutti da bambini, perché io abitavo sulla sezione Papagallo e li conoscevo tutti. Allora dico a questi ragazzi, oggi sì, è vero, siamo qua per Benedetto, sono passati 42 anni, la vita continua, ma io dico a quei ragazzi, se avete fatto di mio fratello un simbolo, che sia un simbolo, e i fascisti 42 anni fa hanno ucciso Benedetto, voi leggete le cronache, esistono ancora. 2 automobilisti baresi la scorsa notte sono stati beccati al volante con un tasso alcolemico superiore di ben 2 volte a quello massimo consentito. I 2, fermati durante alcuni controlli stradali della polizia locale, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e adesso dovranno fare a meno della patente per un periodo che può arrivare fino ad 1 anno. Abbiamo previsto controlli anche nei giorni settimanali e non solo durante il weekend, spiega il comandante Michele Palumbo. L'obiettivo è quello di lanciare ai trasgressori un segnale chiaro e preciso circa la nostra attività di controllo e repressione delle condotte contrarie alle regole del codice della strada. A
Attraverso un semplice prelievo di sangue è possibile prevedere con molto anticipo se il tumore al seno può generare metastasi e diffondersi negli altri organi. E questo è lo straordinario risultato di una serie di studi condotti dalla Scuola di Medicina dell'Università di Bari e pubblicati dalla rivista Scientific Reports affiliata a Nature. La scoperta è stata compiuta presso il Centro Ricerche Oncogenomiche diretto dal professor Franco Silvestris, afferente alla cattedra di Oncologia Medica del Policlinico ed è basata sull'applicazione della cosiddetta biopsia liquida allo studio delle caratteristiche biologiche dei tumori. In pratica, isolando dal sangue le cellule tumorali circolanti e studiando le caratteristiche molecolari del loro genoma, è possibile riconoscere precocemente se queste potranno invadere altri organi e favorire la diffusione del tumore. La non autosufficienza nell'area metropolitana di Bari. È stato presentato stamattina il progetto di ricerca avviato dalla UIL Pensionati di Puglia e dell'ADA in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari. Scopriamo di cosa si tratta. Un progetto di ricerca per ottenere dati certi sulla non autosufficienza nell'area metropolitana di Bari. Sono circa 3 milioni in Italia le persone non autosufficienti, la maggior parte delle quali sono anziane, e se ne stimano 250.000 in Puglia. Per l'area metropolitana di Bari invece i dati non sono certi ed è proprio per questo che la UIL Pensionati di Puglia insieme all'Associazione per i diritti degli anziani ha avviato una ricerca valendosi della collaborazione dell'Università degli Studi di Bari. Quali sono i dati reali e soprattutto quali sono i dati reali a Bari e in Puglia? Noi cominciamo con Bari, con l'area metropolitana di Bari, non lo sappiamo, in realtà non abbiamo. Allora abbiamo pensato e deciso di incaricare l'Università di Bari di condurre una ricerca per poter avere dei dati puntuali e precisi sul fenomeno della non autosufficienza nell'area metropolitana di Bari, cioè in provincia di Bari. Presente all'incontro anche il segretario generale nazionale della UIL, Carmelo Barbagallo, che ha rivendicato a gran voce le richieste dei pensionati a sostegno di una legge nazionale sulla non autosufficienza. È stata inoltre per l'occasione attivata una raccolta firme affinché le istituzioni diano risposte adeguate a questa emergenza nazionale, in cui sono coinvolte anche e soprattutto le famiglie. Dall'adeguamento delle pensioni, perché hanno offerto ridicolamente 6 euro lordi all'anno, al problema che riguarda anche la non autosufficienza, fare la legge quadro. Bisogna mettere le risorse, hanno fatto per troppo tempo cassa sulle pensioni, sui pensionati, e li hanno impoveriti. I pensionati sono il vero ammortizzatore sociale del Paese. Questo è il nostro ultimo servizio, adesso spazio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Meteo è offerto da sgservicesud.it. Bentrovati da Nikos di Trebi Meteo, giornata di venerdì che vede le umide correnti occidentali raggiungere ancora l'Italia. Qualche isolato fenomeno solo sul basso Tirreno. Altrove tempo nel complesso buono, discreto, con assenza di piogge. Finalmente tra venerdì e sabato una pausa dalle precipitazioni anche per il centro-nord. Poi attenzione perché domenica potrebbe giungere al nord-ovest una nuova perturbazione. Ecco, la nuvolosità ci conferma una giornata con della variabilità al centro-sud, qualche fenomeno sul basso Tirreno, più aperture del cielo, altrove anche in pianura padana. La prossima grafica ci conferma questi fenomeni attesi, veramente sporadici però sul basso Tirreno, deboli fiocchi di neve in quota sulle Alpi più settentrionali di confine, altrove non ho molto da segnalare con le temperature che saranno attorno ai 15-16 gradi sulle città del nord, punte anche di 20 gradi sulla Puglia, quindi una giornata nel complesso anche mite per il periodo. I dettagli precisi su Trebi Meteo. Il meteo è offerto da sgservicesud.it.